Anche quest'anno Tiziana Trefiletti è riuscita a trovare risorse e forze per organizzare il Carnevale di Fossombrone. Una ricetta semplice, quella che sta alla base di questo appuntamento storico per la città, molto sentito dai forsempronesi. Allegria, dolciumi, musica e colori che nella domenica del 22 febbraio a partire dalle 16 animeranno lo storico Corso Garibaldi. Lungo il corso sfileranno anche tre carri allestiti da altrettante associazioni, con un grande lavoro fatto tutto di passione e amore per la manifestazione, che saranno contornati da gruppi mascherati, una scuola di danza che farà ballare grandi e piccini e che eseguirà anche coreografie a tema, ma dai carri pioveranno anche tante caramelle e dolciumi che faranno stare tutti con il naso all'insù. Ma l'obiettivo e la filosofia che anima gli organizzatori è quella di regalare a tutti i bambini e alle loro famiglie un pomeriggio indimenticabile. Tanti carri, tanti gruppi mascherati, i bambini che si divertiranno, perché ho anche delle associazioni che mi vengono a proprio intrattenere i nostri bambini, e poi naturalmente il lancio delle caramelle che aspettiamo tutti con ansia. Veniteci a trovare, vi aspettiamo, 22 febbraio, Corso Garibaldi, dalle 4 del pomeriggio, e la parola d'ordine è non mancare e divertiamoci. Il Carnevale di Fossombrone vanta antiche tradizioni, ma che ultimamente ha dovuto fare i conti, come tante manifestazioni paesane, con gli alti costi fissi dovuti alle stringenti normative in materia di sicurezza. In questo ambito, e per dividere il peso di questa pesante voce di bilancio, l'amministrazione comunale ha voluto dare il suo supporto, anche per la singola iniziativa, anche per altre. Anche quest'anno si ripeterà il 22 di febbraio, tempo permettendo, altrimenti rinviato al 25 in caso di maltempo. Come amministrazione abbiamo concretamente istituito un bando per assumere, diciamo così, un tecnico che si occupi del piano di sicurezza dei principali eventi di Fossombrone, tra cui il Carnevale allegorico. Quindi non sarà più a carico delle associazioni che già da sole fanno fatica a portare avanti l'evento stesso, quindi di questa incombenza se ne è fatto carico il Comune. Il Carnevale di Fossombrone quindi darà il via a tutti gli eventi cittadini, alcuni già consolidati e conosciuti, altri invece che si affacciano ex novo e che saranno una novità assoluta. Ci sarà a breve, più precisamente il 28 e 29 marzo, un nuovo evento per Fossombrone basato sul cioccolato, però questa cosa ve la diremo strada facendo, perché ancora stiamo terminando alcuni dettagli, però sicuramente sarà una cosa piacevole che attirerà tantissime persone. Stiamo già lavorando da mesi per il Magic Summer, quindi per tutti gli eventi estivi che ci saranno Fossombrone i giovedì sera del mese di luglio e di agosto, e poi già ci siamo visti un paio di volte anche per il Natale.